Cho'Gath Jungle. Nessuno se l'aspetta. Nessuno lo vuole. Forse qualcuno sì, dai. No, Celerity no. Eh no, mi sa che mi metterò comunque il Cap the Grace. Far più danno che a poca vita, così da assicurarmi la stick. È troppo necessario. 8% in più di danno. Thresh e Malzar. Brutti, eh. Malzar molto brutto per far penta. Lo scudo è terribile. Thresh ha un CC che dura 5 secondi. Ti prende con la Q, ti strattona, poi ti fa la E. No to play asce. Sì, ma non hai nulla da temere con il Taric. Vediamo. Vedete che la giunga quel passo in più, esattamente It's Toy. Solo che devo un attimo vedere dov'è. Perché c'ho la Champion Pool tutta sfasata col cambiato lingua. Eccolo qua. Ah, brutta, eh. Morde Kaiser pure. Morde. Potrebbe andarsene ultando qualcuno. Vabbè, vediamo, dai. Non... cioè, sono mediamente brutti, ma non neanche troppo, capito? Non c'è quel champion che mi dà fastidio. Mediamente brutti. Sì, perché morde molto spesso, sia con che contro, premia R, ruba un nemico, oppure se ne va lui è difficile, capito? Poi abbiamo Malzar che ha lo scudo, Nocturne che ha lo scudo, volendo può riuscire a fare un'abilità, e Thresh che tanko. Sì, è un po' un game particolare per il Cho'Gath, ma vedremo di farlo funzionare. Proviamo. Vado un secondo in bagno e torno subito. Yes. Ok. Eccomi qua. No. I'm ready. Ready to go. Eccomi. Ah, c'è già stato un bel trade match. Vi vedo menati. Molto bene, lui è ancora più menato di me. Eccolo lì, ha pozzato. Inizio a sentire un po' la stanchezza. Notte sono svegliato alle 5. Ai ai ai. Non riuscivo a dormire. Poi mi sono rimesso a letto, ma mi sa che non ho più dormito fino alle 8. Ormai? Stress? No, mi sono svegliato e poi non sono più riuscito a dormire. Ah. Prossima volta che mi succede, mi alzo, faccio qualcosa e poi torno a dormire magari dopo, le la mattina. Secondo me è la cosa migliore. Se ti alzi penso che alla fine proprio non ci addormenti più. Ah vabbè, ma tipo mi alzo, magari appunto sono mezzo distrutto piuttosto che stare in dormiveglia. Lavoro a qualcosa, finché non crollo e dopo a quel punto crollo e quindi magari dormo fino a pranzo. Insomma, magari se mi sveglio alle 5, se sveglio fino alle 10, 5 ore, lavoro a qualcosa. E poi dormo 3 orette fino a pranzo. Dormo a fasi. Magari può funzionare. Esiste il sonno polifasico. Ok. Top a tutto lui. Ok, quello lo lasciamo perdere. Continua a farla giù. Io non sono nemmeno. Mi sono nemmeno avvicinato al cespuglio in realtà.
ai sensi di ragno. Torno adesso. Ho tutti i jungler che sono lenti. Abbiamo lo stesso farm, ma lui è lì. Ovviamente Cho'Gath è un po' lenti. Stai buono. Vai via, dai. Adesso lo possiamo chiudere se vuoi. Occhio vedo di te. Sto salendo a cani. Buono. Forse vi prendete anche gli interessi. Mamma mia, GG. Perfetto, maestro. Akali mi pinga tipo, what the fuck, potevi lasciarmene una? No, anzi, fallo tiltare. Cho'Gath mangia tutto. L'ultima volta che ti aiuta, attenzione. Last time I help you, ok. Yeah, sorry. Anzi no, perché volevo dire tipo, sì scusa, grazie alla nostra cosa abbiamo fatto doppia, la prossima volta moriamo. Meglio fiddare che morire. Scrivi, ok, almeno si incazza. E non ho scritto così. Last time, è il più. Guarda, sono contento perché io devo far pente, devo stare da solo. Vedi, ma vattene via, potevo ucciderli. Molto irritata, poverina. Domani sarà il Play Club di Voghera? Appunto, parlavo poco fa di sta cosa. Mi piacerebbe andarci, però tipo, domani cosa c'è, scusa? Un cupo lunedì di settembre, a caso. Cioè, no, quando è? Martedì, scusa, è mercoledì. Cosa c'è a Voghera domani? Non c'è nessun evento. C'è un evento? Posso anche pensare. Cos'è sto casino? È un pappagallo. Due cani, magari un pappagallo. Cho'Gath è alto, infatti. Cho'Gath vuole le kill. Ok. Poco gankerò botlane, perché ci può stare. Anzi, tra poco sblocco il 6. Avere un po' di caldo. Flash top. Troppo c'è il forno acceso adesso che poco si mangia. Top lane com'è, dicevi? Flashato. E non ha la ulti. Mi ha ultato solo per flashare via e scappare. Qui non c'è niente da fare. Tempo. Ah, mi mangerò questo. Quanti danni fa? 1200. Un attimo, ragazzi. E poi ok, ci sono.
Dove va ogni volta? Chi? Dov'è che sta andando? Io sto andando a farmare. Farmo questi. Tutto bene? Sì, tutto bene, ce l'ho fatto Honor. Allora, andiamo a fare blu. Allora, 0 non c'è nessun evento al Play Club. Io che tiri il salto. Ah, io che mi tiro il salto. No, cazzi miei. Semplicemente sono andato a dire alla mia ragazza di chiudere la porta della cucina perché col forno acceso mi stava arrivando tutto il caldo. Non penso che vi interessi, e quindi non vado a dirvi perché mi alzo, però ecco, questo è il motivo. Ciao Catherine, grazie mille del raid, ben arrivati. Sto giocando un Cho'Gath Jungle full AP. Ok. E dobbiamo cercare di fare pentakill. Io ho 40 secondi, ho la ulti, però adesso provo a fare questo. Perché sì, ho voglia di fare cose strane. Mi senti particolare, ispirato. Vedi, ho fatto bene a farlo perché lui è al drago. Anche se non ho lo smite, non fa niente. Tanto lui non ci arriva qua. Potrei aspettare 10 secondi e ultarlo, ma secondo me è meglio se mi tengo la ulti per il fight. Dove sei tu? Io Sta stavo arrivando, facendo sta un botto arrivando, con sta questo arrivando. maccione qui. Ok. Gnam! E adesso possiamo usare le Herald se vuoi. Assolutamente, almeno ti prendi gol. Anzi, vai Onta lontano, almeno li uso. prendi tutti te. Sì, aspetta un attimino che prendo la wave. Almeno Grazie faceva più tanto. danno. Ok. Ma il danno è uguale. Sempre 1600 danni puri fa, no? Non so se. Ok, Ok, presi tutti sempre. te. Sto comunque lontano, li prendo tutti te. Va bene, è proprio Volendo fan le possiamo lui. prendere in lane, eh? Lui non ha la ulti, no. Non ha la ulti, non ha neanche il flame. Vediamo un po' se arriva tecnica Vietcong. Nei cespugli come i Vietcong. Ma è andata al live, Caterina. Eccolo lì. Anzi, Caterina. E main Caterina? Sappi che io odio i main Caterina. Però vabbè. Grazie lo stesso del raid. Vieni, ci prendiamo anche le plate appena finisci. Sì, fammi fare questo. Io ho un odio represso per i main Kata. Ma non per i main Kata in realtà, no, i main Kata non mi hanno fatto niente. È proprio Katarina, non mi piace lei. Pushiamo qua. Dove è finito Morde? Anche lui si era andato da sua ragazza a dire di chiudere la porta di cucina. Come ospite ci sarà Lisa Brov. Non so chi è. Oh, come si sta, Nocturne? No, porca puttana. Mannaggia, pensavo gli finisse quella roba con la mia E. No. Cioè, la mia E non glielo toglie? Perché no? È un attacco potenziato alla fine, non è proprio un Però è un abilità attacco AP. potenziato, però in due fasi. Cioè, prima ti fa l'attacco e poi ti arrivano i danni AP, no? E quindi pensavo che in realtà veniva considerata abilità e non prendevi i danni della E. Lo pensavo anch'io, però a quanto pare non è così. Lo Eh considera sì. Infatti solo attacco potenziato. l'ho scoperto a mie spese perché ho una stacca in meno adesso. Ma vabbè, dai, non è un problema. Tanto ho preso i gold. Alla fine per far penta non sono importanti gli HP, ma i danni. Ma poi io ho un sacco di soldi. Che cazzo sto facendo con 4500 gold? Che puttana. Oh, vabbè, no. Prendiamo questo. Se ne frega del mitico. Non Rabat. First time, cioè first item Ravan, proprio start del 2013, tipo. Ecco qua. Ah, ha flashato il top di nuovo. Lo Matare che è cattivissimo. posso uccidere? No, beh, facciamo dei delay, sennò che si devono distruggere. Ma se vuoi. No, 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 poi rischiamo veramente che si devono distruggere.
Allora, siamo a 3 su 6 campi. Quindi molto bene. Primo item Rabadon, lui è il vero mago. La vita di Morde dove è andata? Non lo so. Anche quella è... Dov'è? Top? Beh. E vabbè. Gold Desert. Quasi. Così si demoralizza un po' di meno. Un bel po' di meno. Ah, c'è qualcuno uno shot? No, non ho shot. Ole! Ok. Comunque non conosco Lisa Brov, ma è una streamer, una cosplayer, una cantante, una ballerina, una social media manager. Chi lo sa? Gnam. Non ho fatto nemmeno in tempo a usare il fear. Sono venuto pure a darti la doppia, che gentile. Grazie mille. Sì, ma infatti è arrivato Mord a dire, vabbè, top, cioè che ci siamo. Vedete ragazzi, Rabadon first item. My Rabadon is so good. Jungle Gap. Sì, sono molto forte, ma mi sono dovuto far odiare da Akali. Yes, but Akali hates me. Vediamo cosa dice Akali a riguardo. Qual è la sua opinione? Dove è andato il jungler nemico? Ma sto magnato. Dove è andata la luce? Non vedo più niente. Dove è andata la mia botlane? E se è diventata Dora l'esploratrice. Dove è andato il support nemico? Oh, me l'ha spostato. Ok. La Kali è stortissima. Cosa ti ha fatto quello? Ti ha altato? No, non so cosa mi ha fatto, sto guardando bot. Visto Akali, che bella cosa. Sì, ho fatto tutto. Ho messo solo la E e poi anche la seconda R. Guarda, facciamo la tutta un pochino. Ah, ho fatto tutto il cannoncino. Molto bene. Posso tornare dopo. Dove è andato lo Shuriken? Salve signore, grazie mille, me ne vado. Non sono nemici. Dai, è solo una wave. Arrabbiata, le ho preso un minion. No, ora mi ruba la giungla. Che adesso fuscio 4 non mi interrompo. Ma perché è così arrabbiata? Cioè, sei qua, è proprio una di quelle persone che sono arrabbiate per principio. Guarda com'è arrabbiata. E quindi è proprio ci voleva la candelina, no? La ciliegina sulla torta proprio per farla sboccare, proprio broccare più che sboccare, però vabbè, avete capito. Perché mi ha tirato quella roba in botto, anche sboccato, secondo me. Mamma mia, è arrabbiatissima questa qua, non vedeva l'ora, voleva un pretesto per arrabbiarsi, per mostrare al mondo quanta rabbia aveva dentro. No, i piccioni, eh sì, questa è Shaco 2.0 ragazzi, ve lo ricordate bene. Rappezig, Akali, il momento di riscuotere. No, mannaggia, so stronzo. Scudato. E vabbè. Ma dove essere top laner? Ma dove essere jungler? Bella cugino, oggi ha fatto penta con Set One Punch. Grande santo official, grazie della sub, benvenuto. Sono contento che hai fatto petta con quel pick. È broken o no? Cazzo, un set che non builda nessun tipo di resistenza per subire più danni e poter fare la W più forte. Bellissimo, bellissimo.
Parte a carico, mi si sta impegnando a rubarmi la giù. Sì. Vabbè, c'è più l'energia per tirarla. Non c'è più energie. Io se arrivavo lì glielo potevo prendere. Infatti quasi quasi mo inizio a stalkerizzarla apposta per fotterle i campi. Tanto lei ci mette un'ora per fare i campi. È arrabbiatissima. Sì. Poverina, raga. Colpa nostra. Abbiamo bullizzata. Io ho altri 4000 gold. Insomma, che è il momento di spenderli. Oh, wow, ma la faccio suicidare, vabbè. Hai preso tu? Sì. Oddio. Oh! Ma perché me? Cosa ho fatto? Lasciatemi stare, bestie! E niente. Tutto annusato. Vabbè. Mi vogliono. Ah, madonna. Mamma mia, cosa gli hai fatto? Non c'è manco la Lich Bane, come hai fatto a distruggere con un auto attack? La mia è molto forte. Oh mio dio. Per 9 jungle, please. No, questi vogliono surrendare. No, dai, ma perché subito? Sono surrendato. Ma vaffanculo. Era bellissimo, sto game ce la potevamo fare. Cioè, neanche fossimo così tanto più avanti. 15 a 7, avevamo Akali che trollava, Draghi in parità. Mamma mia. Ormai è tutto un surrend. Se vinci troppo non va bene. Dobbiamo suicidarci un po' di più noi due, sai. Sono 0-4, maestro, non potevo fare più di così. Colpa a meno mia. Che io non ho fatto tirare troppo, la dritta. Ho fatto troppo strage. Ho fatto 11-0. Mannaggia. E secondo me dovevamo tipo dare, che ne so, una doppia Mordekaiser. No, Morde no, però Nocturne sì. Perché secondo me tra tutti il più pericoloso, cioè i Darli, no? Chi è che sarebbe stato il meno pericoloso? Secondo me Nocturne. Cioè, ovvio Thresh, però non riesci, quindi direi Nocturne. Morde non si sa andare bene. Ma perché non sono andato? C'ha la di carry 3-1? La di carry ha scritto GG, si è arreso. La di carry è... Che cazzo di build di merda aveva? Scusami, ombra tagliente. Che cazzo è? Builda così, Kai'Sa? No, assolutamente no. Terribile. Vabbè. La di carry si è arreso perché visto che il resto del team faceva pena. E allora ha cacciato l'FF. Oddio, ma il mid non era messo male. 1-0-1, comunque stava farmando. Sì, aveva molto più farm di Akali. Vabbè, ma quello già di base era più forte. 180-116, non... Era 9 minion al minuto, però. Cioè, secondo me Malzahar e Kai'Sa avrebbero dovuto dire no, però secondo me uno di loro due si è arreso. Sarò VIP per una settimana. Peccato. Quindi davano una kill a loro due, però. Dovevano dare una kill, secondo me, a Nocturne. Secondo me io dovevo morire di più. Ragazzi, d'ora in poi, se mi vedete con 700 di taglia, se sono 10-0, vado a intare. È necessario farlo per la nostra salvezza, se no... Non lo so, pure godendo il Taric Top. No, ma è stata bella. Cioè, io ci stavo credendo. Secondo me il game era giusto. Cioè, stavamo facendo tutto bene. Però l'unica cosa che non abbiamo fatto bene è stato non intare. Bisogna intare di più. Bisogna intare di più. Interemmo di più. Vabbè, amici, grazie mille della compagnia. Vi saluto. Ci becchiamo domani con LOL e Minecraft. Adesso ho deciso che farò Minecraft lunedì, mercoledì e venerdì. Quindi i giorni in cui faccio Minecraft faccio un'ora in meno di LOL. E domani invece che fare 4 game su LOL ne faremo soltanto 3. Probabilmente. 2 o 3, dipende da quanto durano. Oggi su 2 game dove potevamo far penta, nessuno dei due. Il primo era un AFK, il secondo non era della penta kill challenge. Il terzo, quello di prima con V, e questo è l'ultimo. Peccato. Vabbè, comunque ci siamo avvicinati. Oggi sono anche stanco, quindi magari anche quello ha influito. Magari se fossi stato un po' più sveglio mi sarei accorto che forse ero troppo fiddato, che... Ma i nemici erano un pochino tristi. Non lo so.
cosa bisognava fare. Vabbè.